La vita è come un biscotto, ma se piovi si scioglie. Video Mic Pro della Rode. Cosa dire di questo stupendo microfono? Allora, un microfono a condensatore con batteria autonoma, quindi non alimentato da fonti esterne ma interne, quindi da una batteria a 9 volt. Ha un modello, si chiama shotgun, in poche parole, sì, vuol dire a fucile a pompa, ma non vuol dire che ti spara in testa o che ti fanno i buchi così. Un microfono direzionale e non stereo, quindi se io incomincio a fare da questa parte voi lo sentite molto di meno, quasi impercettibile, perché è direzionale. Oltre a questo ha un peso veramente veramente leggero, un 86 grammi per delle dimensioni di 26 cm per 15 per 26 cm,7 per 5,7 per 13,2. Ho studiato. La connessione di questo microfono è jack, in poche parole, e può essere fissato in due maniere diverse, sia su staffa flash, in poche parole proprio sulla staffa delle fotocamere, videocamere flash, oppure tramite una vite con una filettatura da 3 ottavi. In molti si domanderebbero perché 3 ottavi e non un quarto. La differenza fra tutte e due, oltre ad avere una filettatura più grossa, più spessa e più alta, invece con una vite a 3 ottavi mantiene solo ed esclusivamente quella posizione, sia in avvitamento sia in svitamento. Come voi avete capito da altri video, io non solo lo uso per fare unboxing, vlog e altre cose, ci faccio anche i gameplay. Oltre a questo bisogna dire anche che c'è anche un'altra cosa che è veramente veramente carina. Vi faccio notare che cosa. Io sto dando dei piccoli calci al treppiede, come state vedendo. Perché vi faccio notare questo? Vi ho fatto vedere questa cosa qui per un semplice motivo. Ha un piccolo... Io c'ho il pelo del potere, ricordatevi. Perché ho tirato questi calci? Perché oltre questo lui c'ha una specie di piccolo, diciamo così, spider. I veri spider sono di tutt'altra forma, che vi metterò un'immagine qui a fianco a me. Però anche questo c'è un piccolo sistema di spider, cioè non è altro che delle piccole fascette morbide, di plastica morbida, flessibili, quindi anche con determinate vibrazioni, a meno che non è un caso di terremoto e comincio a fare così, a dare calci veramente al treppiedi, non si sentono i rumori delle piccole botte che gli ho date. Infatti avete visto la telecamera che si muoveva e invece l'audio che non si sentivano botte, falsoni e tutto quanto, come se io picchiassi su una specie su un ripiano con il microfono appoggiato. Questa è una di quelle belle caratteristiche del microfono. Un'altra caratteristica del microfono è l'aumento e la diminuzione dei decibel, cosa che non c'è invece nel video mic senza pro, in poche parole. Si può aumentare con più 20 decibel e si può diminuire a meno 10 decibel e poi rimanere sulla soglia zero, quella la standard, in poche parole. Oltre a questo abbiamo anche l'interruttore di chiuso, acceso e anche, se non erro, un filtro antivento, se non erro. C'è una specie di simbolo strano che la mia ignoranza fa da padrone in questo momento e non me ne fotte un granché di quel simbolo. Una qualità del suono veramente veramente eccelsa. Purtroppo non si può esprimere al massimo un microfono con una videocamera Canon, l'ho spiegato anche nel post unboxing Canon 6D, con un sistema prendendo sempre su videocamere, fotocamere reflex come Canon, con un sistema con dei firmware Magic Lantern si esprime veramente veramente al massimo, e si esprime anche al massimo tramite il computer. Oltre a questo, la bellezza di questo oggetto che cos'è? È la bellezza che può captare, voglio dire questa parola, maledizione, captare i suoni dai 40 Hz fino ai 20 kHz. Ho preso questo perché è pro. No, oltre a questo perché è pro, perché ci sono queste piccole variazioni che per me significano veramente tanto.
è perché è quello con cui ho più feeling. Già solo a vederlo io mi trovo bene, già con questo, vedere questa lunga cosa che mi punta verso la mia bocca. Ah! Una piccola nota dolente la devo dire, la devo fare. Eccolo qua, il dead cat. Allora, questo qui, questa specie di piccolo gatto, a che cosa serve? Serve, in poche parole, è un microfono che... è una piccola cover che deve essere inserita sopra la spugna del... del microfono. A che cosa serve questo? Serve, in poche parole, serve come antivento. Può registrare i suoni anche se c'è vento, diciamo che riesce ad attutire tutto quel rumore. Però il suono diventa un po' più, diciamo, diventa più ovattato, senza un po' più, proprio diventa ovattato il suono. Quindi in fase di montaggio video bisogna fare un buon editing sull'audio. E questo non è la pecca. La pecca è questa, costa 35 euro. Questo ve lo ricordo come prezzo, perché questa specie di gatto morto qui costa 35 euro e perde peli come un gatto, tra parentesi. Non è che io lo tengo tutto come una madonnina, comunque, conservo tutto bene bene. Però, 35 euro, qualcuno potrà dire anche, non hai trovato una sottomarca? Io e Wolf ci siamo messi a girare per giorni su Amazon, eBay e altri siti per trovare un dead cat che sia compatibile con il Videomic Pro. E non ne abbiamo trovato, o lo aveva a disposizione neanche in magazzino, era da ordine, ad un prezzo ovviamente basso, perché per 5-7 euro ne prendo uno di una marca così contro quella della Rode. Per 5 euro, 7 euro preferisco prendere quello della Rode. Signori, che cosa dire? Io ho finito, io spero che vi sia stata utile questa unboxing. Fatemelo sapere nei commenti, oppure, che ne so, rimaniamo in contatto, scriviamo, ci organizziamo un caffè, una partita di calcetto, cioè io guardo voi che sudate, ovviamente. Per tutto il resto, i link in descrizione da qualche parte del video. Signori, Vicious 17 ti saluto pedipilu.